Salve a tutti, dunque iniziamo il nostro viaggio all'interno del Liceo Artistico Coreutico Scientifico Internazionale Piero della Francesca di Arezzo, annesso tra l'altro al Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II. Siamo con il dirigente scolastico di questo importante istituto della provincia di Arezzo, professor Luciano Tagliaferri. Dirigente, vogliamo inquadrare innanzitutto la scuola, dove siamo? Allora, siamo ad Arezzo, in un luogo anche bello, importante, perché siamo vicini a un parco che è fruito da tantissime persone anche nel periodo invernale. La scuola è una scuola nuova, è una scuola moderna, una delle ultime realizzate dalla provincia d'Arezzo, ripeto, anche in un bel luogo. E questo è importante perché già la scuola è impegnativa, la scuola è pesante. Venire in un bel ambiente, poi insomma lo vedremo, un ambiente confortevole, un ambiente che abbiamo allestito a misura di ragazzo, ma anche a misura di preside e di docente, non è poco. E poi inserito proprio in una location importante. Come è stato detto, questa è la sede staccata, una delle sedi staccate del Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, che è una delle istituzioni educative più importanti d'Italia, ma di questo ne parleremo più tardi. In questo caso siamo nella sede dei licei annessi. Qui ci sono 1300 studenti, quindi insomma siamo veramente in tanti, e ci sono tre indirizzi importanti che cercheremo di studiare e di capire nel corso di questo focus. Abbiamo il liceo artistico con tutti i vari indirizzi, abbiamo il liceo della danza, il liceo coreutico e poi abbiamo anche il liceo scientifico. Abbiamo attivato un liceo scientifico con due curvature importanti, la curvatura bilingue e la curvatura internazionale. Però insomma queste sono tutte cose che approfondiremo, intanto vi ho dato il titolo. Siamo nell'atrio principale della scuola e come vedrete abbiamo creato un allestimento della scuola perché la scuola racconti cos'è la scuola e quello che fanno i ragazzi. Voglio dire, uno che viene qui dentro, anche senza sentire il preside che lo annoia con tutte le sue chiacchiere, ha la percezione di che cosa si fa e di come viene fatto. E anche la percezione di come si sta in questa scuola, perché questo secondo noi è fondamentale. L'obiettivo è questo, un po' la mission della nostra scuola, creare un ambiente di apprendimento e non un ambiente di insegnamento. Cosa vuol dire? Cioè un ambiente che sia per i ragazzi, che trovino gli stimoli giusti per imparare, per crescere, per imparare delle nozioni, ma anche e soprattutto imparare a vivere e trovare il proprio posto nella società. Una scuola dove tutto è importante, non solo la parte intellettiva, no? Si dice il cervello non è soltanto tutta la parte mnemonica, tutta la parte razionale, ma noi vogliamo creare una scuola dove siano importanti le emozioni, l'uso del proprio corpo, la creatività, proprio per dare una scuola a 360 gradi. Questo è lo sforzo che noi mettiamo e in questi anni questo sforzo ci ha pagato, perché voi considerate che fino a 6-7 anni fa in questa scuola, negli indirizzi artistici, c'erano 500-600 ragazzi. Ora siamo negli indirizzi artistici, sono più di 1000 ragazzi, poi abbiamo tutto il mondo del liceo della danza e il mondo del liceo scientifico internazionale. Proprio sabato scorso un gruppo di nostri ragazzi è tornato dalla Cina. Quindi insomma questa è la nostra offerta, questo è il nostro mondo ed ora lo scopriamo pezzettino per pezzettino. Bene, iniziamo la carrellata in questa scuola. Qui siamo in quest'ala, è l'ala, almeno il piano di sotto è l'ala del design. Allora, liceo artistico, molti hanno l'idea strana del liceo artistico. Liceo artistico, nella fantasia di molti è una scuola di persone, quindi gli artisti, quindi persone strane, persone con i capelli lunghi, persone con i vestiti strappati. Ecco, questa era un'immagine forse, di un liceo artistico di tanti anni fa, forse quello di Porta Romana a Firenze, non lo so.
Beh, questa è una scuola dove ci sono ragazzi normali, anzi. L'idea del liceo artistico è un'idea molto importante perché da una parte abbiamo la parola liceo. Liceo è una parola che dà un po' di sicurezza ai genitori, perché questa è una scuola dove in 5 anni si studiano le materie liceali. Voglio dire, il programma di italiano, di storia, di filosofia, di scienze è lo stesso identico ad esempio ad un liceo classico. E quindi una preparazione approfondita importante. Qual è la differenza? La differenza è che è il liceo artistico, per cui accanto a tutte le materie che portano un ragazzo a una preparazione importante per andare all'università a fare qualsiasi facoltà universitaria, dico qualsiasi se uno studia, da una parte c'è tutta l'esperienza dell'arte. Ma arte non vuol dire disegnare, essere strani. Ad esempio, ripeto, qui siamo nel settore del design. Qui, ecco, vedete che cosa fanno i nostri ragazzi. In questo caso è il design del gioiello e dell'accessorio. In fondo siamo ad Arezzo, una città che si è distinta e si distingue ancora nel mondo per l'artigianato, per la creatività, nel mondo del design e del gioiello. Qui abbiamo delle produzioni fatte dai ragazzi, ma ne abbiamo altre, poi probabilmente vedrete anche altre immagini, che fanno capire come in questa scuola chi viene qui e ha la passione per il design dei gioielli e dell'accessorio diventa un progettista, modellista, con anche delle capacità artigianali nel campo dell'artigianato, ripeto, del gioiello e dell'accessorio. Tra l'altro in questo caso abbiamo realizzato dei prodotti molto interessanti che in alcuni casi sono stati oggetto di interesse anche di alcune aziende locali. Stiamo facendo un progetto molto importante, ora io non dico nomi perché insomma non si fa pubblicità, ma stiamo facendo un grosso progetto con un'azienda importante locale su dei gioielli e degli accessori per il wedding, il matrimonio del mondo musulmano. Tra l'altro un progetto fatto a 4 mani col Ministero della Pubblica Istruzione, per cui molto presto andremo a fare una missione esplorativa in Iran. Insomma, quindi non è roba di poco conto. Quindi vi faccio vedere un attimino il laboratorio d'oreficeria perché probabilmente merita di vederlo. Bene, ecco, siamo qui all'interno del laboratorio, vedrete, questa è una vera e propria azienda, vedete i tavoli da oreficeria, tutti accessori e attrezzi proprio da bancone e abbiamo, in questo caso l'assistente tecnico e alcuni dei nostri ragazzi che stanno lavorando e stanno proprio producendo, quindi la progettazione e la realizzazione. Designer, modellisti, in questo caso nel campo del gioiello e dell'accessorio in metallo in genere. In questo caso i ragazzi stanno lavorando col traforo e con la lima perché stanno realizzando un piccolo gioiello e quindi insomma stanno preparando tutto il materiale. Naturalmente poi questa è la parte del laboratorio, prima c'è stato tutto il lavoro della progettazione e del disegno, che è molto importante. Ecco, anche in questo caso abbiamo sempre i ragazzi della sezione design del gioiello che stanno lavorando. In questo caso vedo che stanno proprio dipingendo usando degli smalti. Qui abbiamo anche il forno che poi serve, il forno che va a più di 900 gradi proprio per fissare il colore, che tra l'altro gli insegnanti mi spiegavano che la tecnica degli smalti e le polveri in qualche modo richiama le tecniche che usavano anche tanti anni fa, secoli. Quindi in qualche modo questo lavoro noi, insomma gli insegnanti cercano di tramandarlo ai ragazzi. Ecco, la caratteristica della nostra scuola, lo dico qui, ma questo vale per tutte le sezioni del design che poi vedremo, è molto operativa. Cioè noi siamo riusciti a mantenere nel nostro liceo artistico
tutta una professionalità e una operatività che molti licei artistici hanno perso, perché sono diventati più licei che artistici. Noi invece questa parte operativa è importante, anche perché una città come Arezzo ha bisogno di avere dei veri artigiani, dei ragazzi, in questo caso più dei modellisti progettisti, ma anche degli artigiani che tramandino tutto quello che è il know-how della nostra città, altrimenti poi sarebbe un impoverimento che graverebbe anche sull'aspetto economico della nostra città. Qui siamo in un'aula di disegno geometrico, è una delle materie più importanti in un liceo artistico. E in questo caso siamo di fronte a ragazzi della sezione di architettura, che è uno degli indirizzi, uno dei tanti indirizzi del nostro liceo artistico. Prima parlavamo del design, del gioiello e dell'accessorio. Questa è una classe di architettura. Beh, il liceo artistico architettura è nato da pochi anni con la riforma, però dà proprio l'idea di un tipo di percorso di studio, l'architettura, che non è legato solo a un qualcosa di tecnico, perché l'architettura noi la vediamo come un qualcosa di tecnico, ma la nostra architettura è molto legata per esempio allo studio di il design, allo studio di interni, cioè questa parola design è una parola che collega un po' tutta la nostra attività, perché in fondo siamo in Italia e quindi anche il design dell'arredamento, design di interni, design e ricerca di nuove metodologie di costruzione, design e architettura ecosostenibile, è un po' quello che noi facciamo con i nostri ragazzi. Tra l'altro in questi anni, proprio con dei progetti di scuola-lavoro, abbiamo collaborato con aziende importanti, per cui sono venuti fuori dei progetti molto interessanti. Ora, non per vantarsi, come diceva qualcuno, ma anche nell'ultimo concorso scuola-lavoro organizzato dalla Camera di Commercio di Arezzo, la nostra scuola ha vinto 5 premi ex aequo. Cioè, insomma, è abbastanza forte dire. Siamo arrivati con 5 progetti, 5 primi premi ex aequo, tutti gli altri dopo. Beh, diciamo, come posso dire, per noi è quasi un dovere arrivare primi, perché diciamo lo facciamo di mestiere. Quando si parla di alternanza scuola-lavoro e di progetti commissionati da aziende. Però quindi sia con l'indirizzo architettura, sia con l'indirizzo di moda, che vedremo tra un po', e con l'indirizzo design del legno e design della stampa. Quindi insomma questo proprio è il cuore pulsante del liceo artistico. Bene, siamo in un'aula di informatica della scuola. E in questo caso scopriamo un altro indirizzo, ve li faccio scoprire un po' così random, però va bene, se no sarebbe troppo facile se ve li racconto tutti in fila, anche perché per vederli tutti in fila e per capire meglio, e questo messaggio lo ridirò più volte in questo focus, basta che veniate a visitare la scuola nei giorni e negli orari di apertura proprio per l'open day. Noi iniziamo già da sabato 18 di novembre, quindi se venite sabato 18 novembre dalle 3 del pomeriggio in poi vedrete la scuola, vedete tutto questo e magari gli indirizzi ve li racconto tutti in fila e li vedrete tutti in fila nel Deplian, però qui insomma stiamo facendo un cammino e nel cammino troviamo quello che c'è, ovviamente. Quindi dicevo, aula di informatica, una delle 6 aule di informatica della scuola, è stato un investimento grosso. Un investimento grosso e non sono sufficienti per tutti i nostri 1300 studenti, ma insomma diciamo siamo a buon punto. In questo caso dicevo scopriamo un altro indirizzo, una parte recente, ormai sono 6 o 7 anni, ma molto significativa della nostra scuola è la sezione multimediale e la sezione grafica. Allora voi immaginate, liceo, benissimo, l'abbiamo detto, artistico, l'abbiamo detto, ma l'arte legata alla creatività attraverso l'uso di macchine da presa, quindi macchine fotografiche che fanno le riprese, telecamere e poi tutto un lavoro di montaggio audio video. Ora questi sono ragazzi di seconda, quindi insomma stanno crescendo, però poi se voi vedete nella gallery della nostra scuola www.artiarezzo.it gallery
trovate tantissimi materiali, molti dei quali fatti dai ragazzi di questa scuola. Le televisioni, in questo caso TV1 e anche altri esperti del settore, vedendo i video che fanno i nostri ragazzi e che mandiamo alla televisione, dicono ma questi sono lavori quasi professionali, anzi qualcuno potrebbe essere professionale. E io dico certo, per forza, e se no è questo il tipo di preparazione che noi diamo ai nostri ragazzi. Quindi un liceo artistico moderno legato alla comunicazione, alla creatività nel campo audio-video. E oggi è tutto, la comunicazione è importante, è così importante che anche in questo momento noi stiamo facendo comunicazione in una TV. Quindi questa è la dimostrazione più, diciamo, chiara quanto sia importante la comunicazione. Perché proprio grazie a tutto un lavoro fatto da persone che un domani magari qualcuno di questi ragazzi lavorerà per una televisione, grazie a tutto questo voi riuscite a capire qual è l'offerta di questa scuola e magari dal 18 novembre in poi, con un calendario che trovate sul sito www.artiarezzo.it, potete venire a vedere la scuola. Anche in questo caso l'indirizzo multimediale si distingue negli anni per tutto un lavoro di comunicazione anche all'interno della città, per tutti i lavori fatti anche con la ASL 8 di Arezzo. L'ASL 8 di Arezzo sta facendo un progetto molto importante di comunicazione, si chiama Progetto Giona, per la prevenzione alle dipendenze e a comportamenti negativi. Questa scuola si è distinta per degli spot pubblicitari, chiamiamoli così, di comunicazione, di sensibilizzazione proprio ad esempio sulla negatività dell'uso delle sostanze. In passato, molto recentemente, abbiamo fatto degli spot anche che sono stati usati dalla regione Toscana proprio per la prevenzione delle sostanze, messaggi scritti dai ragazzi, realizzati dai ragazzi per i giovani. E quindi chiaramente quando i giovani comunicano tra di loro, sicuramente il messaggio arriva in maniera più incisiva. La nostra scuola non è solo ad Arezzo, ora noi non abbiamo la possibilità di andare ad Anghiari, però abbiamo ricreato un pezzetto di Anghiari qui. E Anghiari è una città bellissima, una cittadina bellissima, è uno dei 100 borghi più belli d'Italia, quindi conviene andare a visitarlo, ma all'interno di questa città c'è un palazzo storico dove risiede uno degli indirizzi di liceo artistico, diciamo che è abbastanza unico nel territorio italiano. Intanto, vabbè, se voi andate in quella scuola sembra di entrare in un museo e quindi solo per quello merita, durante il periodo d'orientamento, andare a visitarla. Ma se venite qui il 18 novembre, poi vi diamo tutte del pomeriggio, vi diamo tutte le informazioni. Ad Anghiari si progettano e in questo caso è un tempietto intarsiato del 1600 e questa è una ricostruzione filologica. Cosa vuol dire? Che esiste un tempietto vero, identico, che è stato ricostruito filologicamente, vuol dire identico, chiaramente. Vedete, questi sono altri lavori che si fanno ad Anghiari, ma ad esempio si fanno, questo è un modellino di una panchina che è stata realizzata ed è un lavoro fatto in collaborazione con una importante azienda del Casentino, per cui abbiamo progettato e realizziamo strutture e ambienti da giardino. Cosa voglio dire? Che chi ha la passione o pensa che avventurarsi nel mondo della creatività e del design, nel campo dell'oggetto ligneo, del legno, progettazione, restauro, artigianato, il liceo artistico di Anghiari è unico nel panorama italiano, unico. Tanto che, e questa è una novità, una news, il Convitto Nazionale di Arezzo, che è il nostro, diciamo, la nostra scuola base, realizzerà ad Anghiari una succursale del Convitto, perché in questi periodi abbiamo trovato degli accordi con, anche a livello internazionale, perché Anghiari diventerà una cittadina importante a livello nazionale e internazionale
nel campo del design del legno, progettazione anche di oggetti moderni e di restauro, che avrà una valenza a livello nazionale e internazionale. Beh, questa è una bella opportunità e vale la pena, perché è vero che oggi non c'è lavoro, è vero non c'è lavoro, ma gli artigiani di Anghiari mi dicono che un ragazzo, un giovane, che ha delle capacità e delle competenze nel campo del restauro, non gli bastano 24 ore nella giornata per lavorare. E allora, non tutti possono fare preside, non tutti possono fare, gli impiegati, ma se io fossi un ragazzo, e ormai, insomma, ahimè, non lo sono più, questa sfida della creatività nel campo del design e del legno in un posto come l'Italia, io l'accetterei, perché è sicuramente uno sbocco lavorativo che può essere molto interessante. Quindi, insomma, vale la pena di approfondire anche questo. Un'altra sezione importante del nostro istituto è la sezione di arti figurative. Beh, la sezione di arti figurative è la sezione di liceo artistico. Quando uno pensa al liceo artistico, pensa alla pittura, alla scultura, ripeto, inseriti in un liceo. Qui vedete alcuni lavori dei ragazzi, ma perché vi faccio vedere questi? Ve ne potrei far vedere una tonnellata, ma perché questi sono lavori particolari? Questi quadri finiranno all'interno di strutture sanitarie, come l'ospedale. Ora sinceramente non ricordo in che settore finiranno, ma perché noi lavoriamo con tutto l'ospedale San Donato, finiranno proprio all'interno dell'ospedale, perché con un progetto iniziato ormai una decina di anni fa all'interno dell'ospedale San Donato, il nostro liceo artistico Piero della Francesca, annesso al Convitto Nazionale, ha allestito tantissimi spazi. E quando noi facemmo il primo progetto con l'oncologico, si chiamava non solo chemio. Cosa vuol dire? Che non si guarisce solo grazie alle medicine, sperando di poter guarire, ma si guarisce grazie anche alla forza che uno trova dentro, e con il nostro piccolo contributo, è veramente piccolo, di dare colore a delle stanze che a volte sono grigie e dolorose, noi ci vogliamo mettere un pochino del nostro. Qui in giro per la scuola ci sono tanti quadri che stanno per essere consegnati al nuovo centro oncologico di Arezzo, al reparto pneumatologia, se non ricordo male, e anche ad alcune case di riposo. Qui ad Arezzo c'è una casa di riposo che è il Fossombroni, che stiamo facendo un progetto interessante, ma anche nel Valdarno abbiamo fatto qualche anno fa, ma la riprenderemo presto, con la casa di riposo Martelli di Figline Valdarno, abbiamo fatto un progetto molto importante proprio di valorizzazione del lavoro dei ragazzi insieme agli anziani. Scuola e vita, per noi questo è fondamentale, non solo vita del lavoro, ma vita vuol dire crescita interiore e riuscire a portare le proprie capacità verso qualcosa di importante. Siamo in un corridoio dove ci sono altre parti della sezione design. Qui vedete ci sono degli abiti. Allora, questi sono abiti particolari. Ad esempio, quelli lì, gli abiti, sono stati abiti della Levole, un progetto molto importante fatto dalla nostra scuola con la Levole, la ditta Textura di Castiglion Fibocchi ha il marchio Levole. Questi vestiti li stanno commercializzando in tutto il mondo. È importante perché un progetto fatto dai ragazzi della sezione moda e costume teatrale, un progetto fatto a quattro mani con un'azienda importante come la Levole, e questi abiti li stanno vendendo in tutto il mondo. Ora, gli abiti sarebbero tre, qui ce ne sono due, un terzo è ancora in lavanderia perché l'ho indossato io personalmente, ho fatto il modello, a una festa della scuola, e beh, è stato importante proprio per valorizzare un lavoro fatto dai ragazzi. E ripeto, l'abito che ho indossato io è uno degli abiti più venduti di questo settore, perché sono abiti da cerimonia. Là vedrete altri abiti
qualcuno fatto in panno del Casentino, quindi si sta parlando della nostra Toscana. Il panno del Casentino è la provincia d'Arezzo, ma vedete, questi sono capi realizzati e anche in questo caso poi messi in vendita. Cioè, voglio dire, qual è l'accusa più grossa che si dà alla scuola oggi? È quella di essere lontano dal mondo reale. Vi sembriamo lontani? No, perché noi vogliamo mettere in condizione i nostri ragazzi poi di trovare lavoro, perché ora può sembrare, sì, la cultura è importantissima, fondamentale, la cultura è alla base di tutto, perché io se non ho la preparazione non faccio niente, ma impara l'arte e mettila da parte è un po' limitato, no? Impara l'arte e sfruttala, usala per trovare il tuo posto nella società, per te stesso, per poterti mantenere una famiglia, ma anche per far crescere la comunità. E il modo di abbinare le due cose sicuramente c'è. Vi faccio vedere un attimo molto velocemente che cosa si fa all'interno di un laboratorio da dove poi vengono fuori queste cose. Beh, qui siamo nel laboratorio moda, ma questo è proprio, vedete, questo è un laboratorio. Non sembra di essere a scuola, vero? Ci sono macchine da cucire, ci sono abiti, ci sono modelli e soprattutto ci sono delle ragazze, in questo caso la sezione moda è frequentata molto da ragazze, ma ci sono anche dei ragazzi, e qui si sviluppano i progetti di tutti e anche da un punto di vista operativo si creano dei modellini, in questo caso, vedete? Questo è veramente, no, è bello anche da vedere. Quindi le ragazze progettano, disegnano, vedete qui sul tavolo sono tutte molto indaffarate, anche in una situazione molto libera, cioè vedete, cioè sono in piedi, disegnano, si muovono e sono anche molto controllate, perché poi insomma questi sono ragazzi grandi, si sanno anche gestire. Però tutto quello che avete visto fuori, lavori anche appunto che abbiamo avuto l'onore di vederli commercializzati in tutto il mondo, nascono qui con calma, con silenzio, con pazienza, vedete, con le squadre, si tira una riga dopo un'altra, piano piano, in questo caso sono lavori molto geometrici, in altri casi troviamo proprio degli schizzi e dei progetti che sono veramente belli. Poi, ripeto, se vedrete e verrete all'interno della scuola tutto quello che non vi possiamo far vedere oggi lo vedrete, ma ci sono lungo i corridoi degli schizzi e dei modelli che sono fatti benissimo. Già solo quelli sembrano dei disegni perfetti, ma non sono altro che dei bozzetti per realizzare poi quegli abiti che avete visto fuori e tutti questi modelli che vedete qui dentro, anche tutti molto colorati. Va bene ragazze, vi lascio al vostro lavoro, va bene? Bene. Qui siamo in un altro laboratorio, il laboratorio di tessuto, stampa serigrafica. Beh, il tessuto, la stampa è una parte molto importante legata alla moda. Ora siamo in un momento di pausa, non ci sono i ragazzi, perché i ragazzi stanno facendo altre materie, però vedete, questa è una delle stanze che a me piace più di tutti, perché è colorata, cioè anche a me se per dire, fanno impazzire tutti questi questa parte qui, perché queste sono spugnette che con i negativi poi su stoffa viene fatto proprio il disegno. Infatti vedete, queste sono tutte prove di stampa di tessuti che poi vengono colorati. Tra l'altro poi l'ultime riprese che faremo saranno in presidenza. Ecco qua, vi farò vedere delle sedie che erano da buttare via, che sono state rivestite con dei panni, dei tessuti fatti dai ragazzi. Guardate, questo è design italiano, cioè una sedia così è perché noi non abbiamo il tempo, la possibilità, poi non siamo un'azienda, siamo una scuola. Ma se io trovassi il modo di realizzare delle sedie in questo modo, la scuola le venderebbe e farebbe un bel successo anche economico, perché
delle sedie anche rivestite in questo modo sono bellissime. Poi le vedrete, tutti quelli che entrano nel mio ufficio mi dicono: preside, ma si può comprare questa sedia? Se io potessi gliela venderei, ma non si può, chiaramente. Quindi insomma, guardate, questa è una borsa, guardate, bella, disegnata dai ragazzi, realizzata e dipinta. Questi sono pezzi unici, perché il colore, anche se è serigrafia, ma il colore non viene mai uguale, perché sì, c'è la retina, ma la spugna, no? Il movimento. E questi ragazzi imparano a essere originali. E questo è bellissimo, perché l'originalità e la creatività porta un beneficio in tutte le altre momenti della giornata e della vita. C'è una persona che impara a creare, che pensa, che riflette, eccetera. Tutta questa virtuosità poi la riflette nella vita normale. Io credo molto in questo aspetto della scuola, e c'è che una scuola che, dandoti la possibilità di essere te stesso, di fare bene, di usare appieno le tue possibilità, ti dà la possibilità di essere il massimo anche nella vita normale, nei rapporti con la famiglia, con i genitori, con la moglie, con i figli o con quello che ti va. Quindi una scuola per la vita, io ci credo molto a questo, ed è un po' il virus che ho un po' disseminato in questa scuola, e ha funzionato. Questa è, parlo piano per non disturbare la lezione, questa è la sala del coreutico, uno degli indirizzi più importanti della nostra scuola. Liceo coreutico, liceo della danza, un liceo, quindi l'abbiamo detto prima, con una preparazione importante per l'università, ma all'interno delle materie di indirizzo i ragazzi, abbiamo anche dei maschi, avete visto, e le ragazze possono coltivare la loro passione, la passione per la danza. Voi pensate che in Toscana esistono solo 3 licei coreutici, quello di Grosseto, che è partito ora, quello di Livorno e quello d'Arezzo. Abbiamo ragazze che vengono un po' da tutta la Toscana e anche fuori Toscana, ed è una punta d'eccellenza della scuola, diciamo da leggerezza, da armonia e da una sorta di colore, di bellezza alla nostra scuola, perché in un istituto dove l'arte regna abbiamo anche la musica e la danza. Quindi sicuramente è un indirizzo da capire e da studiare quando verrete a trovarci. Voi direte: ma che c'entra la bandiera del Brasile? Non è che siamo ai mondiali, poi vabbè, ai mondiali notifichiamo Italia ovviamente, ma serve per introdurre un altro indirizzo molto importante della nostra scuola. Abbiamo parlato del liceo artistico,
con le sezioni di design, le sezioni arti figurative, architettura, di multimediale. Non abbiamo visto il laboratorio di grafica, ma il liceo artistico grafica è importante, ma insomma, poi tanto queste sono tutte cose che vedrete quando venite da noi. Non vi posso raccontare tutto, se no poi quando venite qui che ci venite a fare? Cioè, non ho capito. Abbiamo all'interno della nostra scuola uno dei pochi licei scientifici ad indirizzo internazionale del panorama italiano. Studio del brasiliano-portoghese, portoghese-brasiliano anzi, studio del cinese e del russo. Cioè, no, i ragazzi che vengono nel nostro istituto, oltre a iscriversi all'artistico o al coreutico, l'abbiamo visto ora, si iscrivono al liceo scientifico. Ma i nostri licei scientifici non sono simili agli altri, perché insomma, altrimenti sarebbero dei doppioni, ma abbiamo due indirizzi fondamentali legati alle lingue. Il primo appunto è l'internazionale. Abbiamo dei ragazzi tornati domenica, ieri, dalla Cina, dei ragazzi sono tornati 15 giorni fa dal Brasile. In questo momento abbiamo 4 ragazze brasiliane che vivono nel nostro convitto e studiano nelle scuole di Arezzo. I ragazzi ad aprile scorso sono stati a San Pietroburgo e hanno conseguito le certificazioni linguistiche. Tra un po' andremo a vedere il laboratorio linguistico dove c'è l'insegnante che fa una materia, ma aggiungo e specifico invece un altro indirizzo che scoprirete quando verrete qui o il 18 novembre o negli altri giorni che troverete nel calendario delle aperture, lo scientifico bilingue. Lo scientifico bilingue è importante perché noi abbiamo pensato a un liceo scientifico, lo conosciamo tutti, ma dove non ci fosse solo l'inglese, che comunque è potenziato con 4 ore invece di 3, ma ci fosse anche lo spagnolo. Quindi noi abbiamo un liceo scientifico che prepara proprio anche in questo caso a un'internazionalizzazione, perché se voi ci pensate bene, se uno sa bene l'inglese e lo spagnolo, penso possa andare nella stragrande maggioranza dei paesi del mondo. Altrimenti fa il liceo internazionale e magari si impara bene l'inglese e il cinese. In Cina sono 1,5 miliardi, quindi può girare tutta la Cina. Comunque, ecco, questa è la nostra offerta. Andiamo a vedere il laboratorio. Non si sono neanche accorti che siamo entrati. Non se ne sono accorti. Guarda, facciamo così. Non se ne sono accorti. Vabbè, bene, no? Sono concentrati. Siamo nel laboratorio linguistico del liceo internazionale. Beh, non viene usato solo dai ragazzi dell'internazionale, perché l'inglese si fa ovviamente in tutte le classi, sia di liceo artistico che di liceo della danza che di liceo scientifico. Però in questo caso i ragazzi sono pochi. Perché sono pochi? Perché vi ho detto poco fa che sono tornati ieri dalla Cina e quindi dopo 15 giorni in Cina probabilmente avevano bisogno di un giorno per riprendersi dal fuso o da quello che ti pare. Quindi le lezioni si svolgono nella maniera didatticamente più moderna, laboratorio linguistico, cuffia, come vedete display dove ci sono in questo caso dei test, e i ragazzi rispondono. Quindi abbiniamo a tutto questo lavoro di mobilità internazionale, perché sono andati in Cina a fare lo studio della lingua e poi a conseguire le certificazioni linguistiche, perché alla fine dei 15 giorni hanno fatto le certificazioni. So che sono andate molto bene, anche se gli esiti li sapremo tra un po' di giorni. Però abbinato a una didattica in loco, diciamo, di alta qualità e all'interno di spazi dove si può veramente crescere. Stiamo per finire la nostra carrellata, ci manca un ultimo saluto. Ebbene, siamo giunti al termine di questo affascinante viaggio all'interno del liceo Piero della Francesca. Preside la degna conclusione per un racconto interessante e poi diamo ovviamente l'appuntamento a tutti per il 18 di novembre. Sì, ecco, niente, semplicemente un saluto. Prima vi avevo promesso di far vedere le sedie, eccole qui. Sono proprio dei pezzi unici e le uso anche io personalmente, perché è un modo per valorizzare il lavoro dei ragazzi. Che dire ancora? Vi invito a venire all'interno della scuola, a vederla, a visitarla, perché coglierete degli aspetti che
non so, io scusate se mi esprimo così, che non in tutte le scuole si colgono, in tante scuole sì, però non in tutte, perché al di là dell'offerta formativa, che è sicuramente interessante e completa, insomma, il liceo artistico, il liceo della danza, il liceo scientifico con queste sue articolazioni interessanti, è una scuola dove noi abbiamo creato le condizioni e funziona, avete visto come lavoravano in maniera autonoma e tranquilla i ragazzi nelle classi, abbiamo creato un ambiente dove i ragazzi ci vengono volentieri, dove anche i professori ci vengono volentieri, dove c'è sempre una parola per tutti, dove i ragazzi si sentono accolti. E in un ambiente così è facile, o comunque è più facile, dare il meglio di se stessi. Una scuola che abbia un'anima, una scuola che sia inclusiva, una scuola dove le differenze sono importanti e danno valore aggiunto allo stare insieme. Quindi io vi aspetto, io sarò sempre presente per sciogliere tutti i dubbi che avete. Quindi vi aspetto nella nostra scuola, vi saluto e vi ringrazio. Arrivederci.